egoista. Questo non dovevi farmelo! Ti odio! Una volta pensavi solo a me! E ora mi tradisci con un pallone! Sei la solita egoista! Anch'io ho diritto a divertirmi! Fatemi vedere la mia trasmissione in pace! In pace! Come mi stupirà il fatto che io mi sia impadronito di questa parte iniziale del programma quanto cruciale? Ma ciò mi è dovuto perché devo protestare, cari! Devo protestare in un modo vibrante, perché mi hanno promesso di mandare una troupe e invece hanno mandato un babbeo. Vogliamo dirci che era un babbeo? Diciamocelo! Dobbiamo dire, ti mandiamo un babbeo! Uno si prepara e accetta il babbeo. Si calmi, che cosa è successo? Tenga a protestare per le immagini urfide e schifide che sono state mandate da Montezemolo. E questa mattina ho convocato il responsabile di quanto è successo e questa sera deve arrivare qui nel mio ufficio e lo attendo a momenti. Mi ha riempito di X tutta la piazza del paese. Permesso, ecco. Salve. Bravo, caro. Quando bravo. Il sindaco di Montezemolo chiama, io eccomi, sono pronto. Come cazzo, hai messo anche una X nel paese? Comunque ti ho chiamato qui perché devo dirti delle cose ben precise. Dica. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere a punto una cosa. Tu quando vieni da me devi presentarti come si deve. Io capisco che tu sei una persona, voglio dire, volevo trovare la parola esatta, tu sei una persona in gamba. Grazie. Scusa. No, io ad ogni modo, se lei si deve lamentare delle inquadrature, io vorrei dire che la colpa è sua, perché lei continua a entrare, uscire dal campo, si renda conto che io di campi ne ho 10, di cui uno di inquadratura. E gli altri? Sono campi. Quando allora, uno dice campi, ti sono campi. Dire, perché oh, quando uno giro, dice campi, oltretutto dire sono io che sono mi lamento delle tue riprese. Lei perché si tu renda hai fatto anche delle riprese obbrobriose, caro. Io ho fatto. Esatto, mi risulta che tu sei stato in Australia, esatto, a riprendere i canguri che correvano. Sì. Nelle tue immagini erano fermi, come mai? Per forza, perché saltavano insieme a me e allora rimanevano fermi. Non dovete dirlo, caro. Lei si renda non siete capaci conto, a fare queste cose. Dov'è lei? Dov'è lei? Dov'è lei? Non abbiamo i mezzi, dove diciamo questa che cos'è? Cos'è questa? Questa è la chiave della città, caro. Ah, è la chiave della città. Vuoi che te la presti? Sì, faccio un giro con la città, le spiace. Mi raccomando, non cercare di beccare mai la serratura al volo, perché sarà un po' un problema. Soprattutto metterla in moto. E poi le tue riprese sono scandalose, sai perché? Perché? Perché quando uno guarda i tuoi filmati, la gente si trova come di fronte a una parete bianca. Sindaco, c'è la pubblicità! Guardatela! Stai comoda? Sì. Mondego by Rover a 21 milioni. E fra 2 minuti riprende Emilio 90. Aia! Bye, Bill. Bye. Certo che il caffè dall'Italia è proprio una mania. Sì. Ma quanto ti costa? Tanto. È più caro. Ma com'è il mio espresso? The best, maestro. Ah, mio papà del cielo. Qui si offre solo Emilio. Ma si può bere anche a casa. Sure. Tenda. Illy Caffè, l'espresso, è una vocazione. Ebbene sì, cari telespettatori, quelle che avete davanti non sono delle semplici zolle, sono dei documenti, sono dei pezzi di storia, sono dei pezzi dei campi dove hanno giocato i mondiali di Italia 90 e potrebbero anche essere vostri, purché li compriate. In fondo non costano tantissimo e poi... Che è? Addirittura una bancarella. Il mercante nel tempio dell'informazione. Va bene, allora se secondo lei io sono in un tempio, per me lei si è un po' montata la testa, se lo passi di... Carino, lei si deve decidere. O fai giornalista o fai venditore ambulante. Se n'è andato, cara, l'oscuro praticante bistrattato da tutti. Ormai la crisalide si è rotta ed è uscita la farfalla. Sai che mi piaceva di più quando faceva il bruco? No, ormai quello è dimenticato. Io non raccolgo questa insinuazione. Lei non sentirà più il praticante oscuro che gira intorno dicendo Capo Dominique. Dica, Pistarino. È stato ucciso un sindaco in un paesino della Spromonte. E lei mi chiederà? Hanno trovato il colpevole? No, però hanno già trovato delle montagne. Anche se questa è bellissima, non la sentirà più, ma è bellissima. E adesso ci siamo messi anche a vendere i prati. Ci vendiamo gli stadi, ci vendiamo. Cosa se ne fa la gente? Che cosa se ne fa la gente? 9.999.000. Che cosa? Questo pezzettino qui. È carissimo, questo qui, tra le altre cose. La concorrenza costa di meno. Ha capito? Cosa se ne fa la gente delle zone di terra? Che cosa se ne fa la gente di questi pezzetti di terra? La gente di questi pezzetti di terra! Cosa se ne fa la gente? Li prende
Pistarino, siamo nel guano, vai avanti. Lo sa o non lo sa cosa, che cosa, cosa ce ne fa? Cosa c'è? Vi chiederete a casa, cosa deve dire Carlo Pistarino? Dai, guarda il coglione. Pistarino non c'è. Terra, ma qua qua. Terra, ma quale terra? Terra, ma quale terra? Questa terra profuma di sport. Qui sopra ci sono passati Baggio, Schillaci, Vialli e l'hanno calpestata. Senti, senti che profumo di sport. Queste zolle profumano di sport. Queste zolle profumano anche d'altro. Ecco, queste zolle profumano anche d'altro. Profitto, devi dire piedi, ma non lo vuoi dire. Non lo diciamo. Queste zolle profumano. Ah sì, perché? Aspetta. Ah sì, perché? No, a lui ah sì, perché? A lui deve dire. Tu ah sì, perché? Ah sì, perché? Gaspare, riguardando i tuoi servizi di Santo Domingo, e mi dicevo, Pistarino, invece di fare il giornalista, dovrebbe proprio andare a lavorare la terra, zappatore! Non ci crede? Non ci crede? Vogliamo la diretta! Vediamolo! Salve, gente di Emilio, è sempre Pistarino dai Caraibi per un'altra lezione di tecnica calcistra. Sì, il Mundial oltreoceano e siamo stati noi di Emilio ad avere quest'idea. Insegnare alla popolazione locale il gioco del calcio. Questa popolazione locale è fatta di omini piccoli, quasi insignificanti. Tranne alcuni esempi, siamo qui per insegnare oggi una cosa molto importante. Se hai degli amici più piccoli, li puoi chiamare più piccoli di te, se hai degli amici? Cianci, Bibi e Trudy, eccoli qua, benissimo. Allora, oggi parleremo di una cosa molto importante, il calcio di rigore, el calcion de rigors. È una cosa molto importante perché una partita si può decidere in questo tiro semplicissimo. Si prende la sfera, la pelota, e si va a posizionare qui. Serve uno di voi che fa il portiere, uno di voi. Chi vuol fare il portiere? Bene, questo più che un portiere sembra una serie di citofoni. Una c***a, lo stesso, benissimo. Allora, adesso prepariamo questo tiro molto importante. L'attaccante, voi venite qui vicino a me, l'attaccante deve ingannare il portiere. Allora si ha un movimento di avanzamento verso la palla cercando di ingannare il portiere. Capito? Vedere? Bene, ci siamo. Il portiere, per difendersi, deve cercare di ingannare l'attaccante facendo dei movimenti, capito? Dei movimenti che impediscano il tiro. Vedere? Molto bene. Vedere gli attaccanti? Avete capito tutto? Sì. Tutto capito? Musica! Come musica? Cioè, l'attaccante quando... A voi studio, problema tecnico. L'attaccante, quando arriva sulla palla, ha come un momento di dire, ha la partita nelle mani. Praticamente, dai! Ma vieni! Quando un servizio c'è? Fa schifo, è fatto con i piedi. Quindi non so che cos'altro dirti, Pistarino. È urfido, surfurendo, becero. Siete tutti testimoni, dillo. Ah, siete tutti testimoni? È andato a cercarsela? Senti, terrore dei Kleenex. Lo sai che hai un naso talmente grande che l'ultima volta che l'hai fatto vedere a un francese al confine ha detto: di là dal traforo, avete finito? Ma per favore, Pistarino, andiamo a Bernardo, andiamo a ripassare. Che siamo... Cosa? Non c'è la mia Gabriellina? Ma cosa? Ma si calmi, arriva. Non c'è la mia Gabriellina? Si calmi, Gene, arriverà. Come? Sono 8 mesi che sto facendo astinenza sessuale perché quella bestia di vicini non mi ha convocato. Sono una mia vagante, eh? Sono una mia vagante. Stanotte ho sognato la moglie di vicini nuda. Tutta nuda! C'aveva su soltanto una cosa. Sai cosa c'aveva su? Che cosa? I bigodini, però erano trasparenti. E com'è finita? È finita che fissi. Lei è dovuta andare dal parrucchiere, sotto il casco è finita. Ma questo è matto. Completamente matto. Matta sei tu. Adesso ti mette a importunare le ragazze? Sì, vicino non mi ha mica convocato. Non ce la faccio più. Lo so, l'ho sentita questa storia. Lei voleva essere convocato in nazionale, voleva essere convocato. Ma lei è sicuro di essersi allenato? Ma non vedi che fisico che ho? Ma guardami bene, non vedi che fisico che ho? Molto da turciolo direi come fisico nel suo essere, nel suo... Ricordati bene per tua norma e regola che io mi alleno 4 volte al giorno con i miei attrezzi. Io ho il tapis roulant, la ciclette, il pulivapor, il pizzamatic e il pastamatic. E il pastamatic? Fisci, ma non sai che il pistamatic mi dà la forza di 100 braccia?
Ma guarda che anche se avesse la forza di 100 braccia, chi la convoca in nazionale che adesso sta vincendo? Guarda che proprio ieri da Marino mi hanno convocato, mi ha detto vieni a dare una mano. Sono andato là, mi hanno fatto dare una mano di vernice a tutti gli spogliatori. Ma che testa c'hanno? Si è stati un'ora a discutere, a litigare. A litigare perché non l'ha fatta giocare? No, perché loro volevano usare il Ducotone. Ma non sanno che è idrorepellente, ma che testa c'hanno lì? Ma io non so meno. Guardi che per me lei è andato via un attimo di melone, eh? Lei per me questa astinenza sessuale le ha dato un po' la testa e si ritrova tutto. Ma cosa parli tu? Tenga giù quel dito lì, che sesso vuoi fare? Anzi, te, sai che da un po' che ti osservo, te secondo me bevi, cioè? Tu assumi alcolici fuori dei pasti. Cosa tu sei capace di sprarti una bottiglia di amaro medicinale Giuliani a Pastova? Io te ti conosco. Ah, sì? Allora, sa che cosa le dico, praticello di Gattatico? Sa che cosa le dico? Oh, stai Stai calmo, hai capito? Allora le dico una cosa, che lei, oltre a non piacere le donne, non è neanche capace di giocare a pallone. E sa perché non è capace di giocare a pallone? Perché si ritrova i piedi a banana, è l'unico che al posto delle scarpe porta le cichita. Signore, signore, dammi la forza per non fare del male a quest'essere con l'impermeabile. Signor, io sai che io potrei strangolarti, ucciderti, metterti sottoterra e sai perché non lo faccio? Avanti, perché? Perché mia mamma non vuole che sudo. Hai capito? E c'ha ragione, perché lei con le piedi a banana se suda. Le banane sudate fanno schifo, le banane sudate. Signor Gnocchi, si fermi un attimo di me. Lei sa in questo momento dove ci troviamo? Al punto 12. Al termine se ne va verso il gistarino piazzato dentro lo stand. Allora, nel ricordarti che la pista matica l'ho inventata io, vorrei offrirti questo pezzo di terreno, caro. Okay. Dove... Comprate il piatto in via Il prato dei mondiali. Comprate il prato dei mondiali. Cioè, comprate il prato, io mi sputo addosso, ve lo volete mettere in testa? Su questo pezzo di campo. Non di niente, a casa non se ne accorgono. Su questo pezzo di prato ha sudato Higuita. Ha sudato? Ha corso poco. Van Basten. Van Basten. Ha sputato Rijkaard. Ci ha sputato Rijkaard, qui in quest'angolo. No, ha sputato Rijkaard. Colpo di martello lì vicino. Colpo di martello lì vicino. Lì vicino ha sputato Rijkaard. Guarda che tu fai schifo, non è così che si presenta un prato dei mondiali. Sai cosa devi dire tu? Sotto questa zolla ci seppellirò. Ci seppelliranno vicini se l'Italia non vince il mondiale. Ah, lei dice? Ah, lei dice? Sarebbe interessante. Sarebbe interessato a farmi da consulente? Sarebbe... questo mi ricordo. Ah, a proposito, lei che veste così bene potrebbe farmi da consulente per curare il look. Potrei, sì. Mi piacerebbe molto. Scusate, ma oggi siamo più scemi del solito. Cosa c'è? Sì, lei non mi vuole raccontare la favola dei fratelli Hemming, sono affari suoi. Come io dello sponsor me ne lavo le mani. Con la birra, lei si lava le mani con la birra. Quale birra? Quale sponsor? Cosa c'è? Cosa sta succedendo? No, stava dicendo che siccome non c'ho la favola dei fratelli Hemming da raccontare, no? Ah, lo allora, sponsor, lo non sponsor. È un problema, oggi lo faccio io. No, qui. Lo faccio io lo sponsor. C'è una lattina di birra Henninger? Mi date una lattina di birra Henninger per cortesia? Una lattina di... Ma ragazzi, vi faccio vedere io. Vi faccio vedere io. Vado a prendere la lattina, vado a prendere la lattina. Prendo il copione. Sì, ecco. Buonasera, signori e signori. Questa che voi state per vedere è che oggi è stata una situazione molto difficile. Voi senz'altro ci scuserete. Questa qui non la butto via, che sennò qualche pesce in studio entra e soffoca. Allora, adesso voi andatevene via. Via. Fuori. Via. Una ti basta. Via. Allora, io vi faccio vedere come si fa la sponsorizzazione. La birra Henninger, una birra che va bene in qualunque occasione, anche in quelle di panico. La prima devi prendermi in giro. Era il finale del panico. Ma che finale del panico? Andate via, la birra deve essere fatta così. È pestato un piede. Questa non è una birra. Questa non è una lattina, questo è un mito. È un deficiente. Senti un po', come si deve presentare la birra allora? Ma non puoi dire, questa non è la chiuda, questa non è, è un mito. No, secondo te questa è una sponsorizzazione. Certo, è una sponsorizzazione. Posso dire la mia? Certo. Posso dire la mia? Sì. La birra, come va presentata, Pistarino? La birra, una grande birra, va presentata con buon gusto. Esatto, e come si fa allora? Frigottaggio voluto bene. Ma che frigottaggio voluto bene?
Una birra si presenta così dicendo: oh, pensate ragazzi, questo è un prodotto per ragazzi, questo è un prodotto per ragazzi meraviglioso. Si spende la linguetta, si fa linguetta, linguetta, rapata, 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 vers, 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 e schium, 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 schium. Cosa c'è? Cosa è successo? Finita, finita. È finita? È finita, di là, di là, di là, di là, di là. Questa è bellissima ed è una birra assai buonissima. La nostra bravissima Chiara Sani è tornata con questo bellissimo servizio da Napoli. Questa vediamolo. È buonissima. Chi è tornato da Napoli? Chiara Sani. Chi è tornato da Napoli? Chiara Sani. E perché non c'è rimasta? Lei è il servizio? Eh? Vediamo. 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 Sì. Diego Armando Maradona è il calciatore più amato dai napoletani, per non parlare poi delle napoletane. Ma in sostanza il famoso sinistro di Maradona è un piede o una disgrazia? Se c'è una finale Argentina-Napoli, Maradona dove va? La mi auguro che va a finire 0-0 e poi i tempi supplementari. Acizzi. Ci vuole per l'Argentina, non più per Napoli. Perché? Lei cosa regalerebbe a Maradona? Io? La vita. Questa è la Vespa di Maradona. Riprendiamo la Vespa di Maradona. Al momento dello scudetto, qua c'era una tromba, una sirena, e c'erano 10 tromba qua avanti. E Maradona dove stava? Sul campo festeggiando. Da 1 a 10, quanti figli ha Maradona? Non lo so, dico la verità, non lo so, perché uno di quelli, una persona come quella ne può avere un centinaio e può averne 2, 3. Io so che ce n'è uno solo. No! Quanti figli ha Maradona? Maradona? Mi sembra che 10, 12, quando ce n'è? 2. Soltanto 2? Solo 2. No! Quanti sono i figli di Maradona? Chi lo so, mi penso che ce l'hanno una ventina, ne sarà. Una ventina? Quello sta scherzando. Ma quello non è sparpagliato da tutte parti. Lavorano già o cosa fanno questi figli? Cani che gli fu spostato, non so, gli sta imparando a giocare. Quanti figli ha Maradona? 3. 5-6. 5-6? Uno gioca, uno impara a fare meccanico. A fumare? A fumare anche. Lei preferisce Topazio a Diego Maradona? Non so, sì. Insomma, praticamente la donna si avvicina più facilmente e può nascere il bambino. Maradona e Medebele, ci hanno fatto mazza tanta pallave. Pistarino, sai cosa stavo pensando? Secondo me sono molto, molto più brava di te. Guardi, guardi, cara Dominique, giusto perché in questo momento sto assumendo un'altra veste, non mi curo di questo pessimo servizio di Chiara Sani, altrimenti ci sarebbe da arrabbiarsi. Arrabbiarsi, meglio. Arrabbiarsi. Gene! Capo Dominique, Capo Dominique! Dica, Pistarino. Lo sa perché il principe Carlo è caduto mentre giocava a polo? Perché? Perché è caduto nel buco con la menta intorno. Cosa fa vestito così? Me l'ha detto il dottor Pistarino di star vestito così. Pistarino, non prenda altre iniziative. Presenti la pubblicità. Non dica altro. Giusto che siamo in un momento tipicamente promozionale, ricordo che l'erba potete acquistarla anche in confezione spray. Non danneggia l'ozono e ora pubblicità. Un'offerta che vola via. Jeffrey, perché vuoi entrare in quel palazzo? Perché sei attratto in cima per le scale? Perché vuoi introdurti in quella stanza? Credo che il figlio e il marito siano stati rapiti da un uomo che si chiama Frank. Chi sei? Come ti chiami? Come ti chiami? Jeffrey. Frank lo ha fatto per costringere Dorothy a sottostare alle sue perversioni. Io sparo quando vedo il bianco degli occhi. Tu sei come me. Allora tornerai nel suo appartamento. Sì. Isabella Rossellini, Velluto Blu. Questa sera alle 22:30 su Italia 1. Aspettateci che arriviamo. Craps. Cari telespettatori, è bastato un breve annuncio e il telefono ormai è rovente. Pensate, sono già in contatto addirittura con i fratelli Cinella per vendere il praticello di Gattatico. Pistarino, sai che mi sa che hanno avuto una gran bella idea questa volta? Perché non ci mettiamo in soggezione e vediamo di... Benissimo, io ci metto il prato, ci metto i soldi, ci metto la commercializzazione. Sì. Lei cosa ci mette? E io prendo il grano quando arrivo e me lo metto in tasca. In pratica le faccio da cassiere, no? Ecco. Perché lei calcoli che con i miei risparmi, i miei guadagni, noi potremmo arrivare persino a comprare il prater. Il prater di Vienna! Quello il prater di Vienna è un sogno! Io vi metto alla porta, se non vi mettete al lavoro subito. Ma il prater è un affare, signori. Signori della corte,
Signori della corte, siamo davanti a un... Non esagerare, qui stai io. Siamo davanti a una truffa colossale. Questo che vende questo schifido individuo è Basilico, signori della corte. Mio Dio, Basilico! Sì, Brusio. Sì, ebbene sì, questo è vilissimo Basilico venduto a un prezzo esorbitante di 1 milione a zolla. Mi oppongo! Non è una truffa! Ah no? Ogni 2 pezzi di prato di basilico dava un prato di trenette. Caro il mio pistarino, io posso soltanto addurre una scusante a questo tuo comportamento. Il fatto che tu abbia frequentato troppo ultimamente Montezemolo e il suo inciuci. A proposito, vediamo l'ultimo servizio di Ezechiele da Montezemolo. È buono. Dov'è lei? Dov'è lei, caro? Sono 2 giorni che ti stiamo cercando. Dov'è lei? Dove sono io? No, ma lei dov'è, scusi? No, mi dica lei dov'è che io lo raggiungo. Io sono qui, lei dov'è? Io non posso fare una vita di questo genere. Sono 2 giorni che lei mi sta cercando. Ah, eccolo lì. Dov'è lei? Dove lei, scusi? Eccolo qua. Mi tolgo una curiosità, scusi. Sì. Ma lei quando va a fare le riprese, poi le mandano a cercare con le squadre di soccorso? Abbia pazienza. No, di solito mi mandano dietro i San Bernardo. Non nomini acque minerali, per cortesia. Perché? Lei non deve dire nulla che ricordi l'acqua, perché qui non c'è acqua, caro. Anche quando c'è stato il passaggio da Repubblica a Monarchia, siamo riusciti a cacciare finalmente il re di Montezemolo. Quale? Re Coaro, ti dava fastidio il nome. Bene, veniamo oggi per la serie Le grandi meraviglie del paese. Le presento il famoso Pozzo di Montezemolo, caro. Piacere, Ezechiele. Lei è deficiente di natura o lo fa? E lei me lo presenta e io saluto, scusi. Bene, parliamo delle meraviglie di questo pozzo, caro. Sì. Lei deve sapere che tutti al paese teniamo a questo pozzo. Come mai? Per un motivo molto semplice, caro. Dov'è? Non c'è acqua. Dov'è lei? Dov'è lei? No, lei dice ma vai, io dico dov'è lei, va bene, è una vendetta di ritorsione, caro. No, ma lei dov'è, scusi? Sono qui, sto per assieparmi. Dov'è? Ah, eccolo, sì. Bene, come le dicevo, lei ha visto la 7ª meraviglia del paese, il pozzo. E le altre 6? Le altre 6 le stiamo preparando, non metteteci premura, non possiamo fare tutto in una settimana, caro. Comunque... Sì. Gustati questa immagine esclusiva, il pozzo di Montezemolo, caro. Sì, ma mi scusi, se non c'è acqua, che cosa c'è in quel patate. Pozzo? Patate. Cosa? Patate. Luca aveva un inciuccio con una ditta giapponese di patate fritte, il cui presidente, Tecoio con l'olio, venne un giorno e disse voglio la patata fritta più grande del mondo. In fondo al pozzo c'è un'enorme friggitrice che spara direttamente dalla... Questa è una finta, che spara patate enormi. Della stessa dimensione della bocca del pozzo, perché Luca voleva creare la patata più grande del mondo. Poi ha visto la Fenech, ha detto quanto lavoro sprecato, c'era già. Comunque devo farle un appunto, caro. Sì, mi dica. Lei non mi può riprendere dall'alto perché mi rimpicciolisce questa immagine, va bene? Ma va? Dov'è lei? Sono qua. Ma va? Riprenda il palo, che non è capace a fare altro. Vengono qui a rompere le scatole con dei cameraman che non sanno neanche fare il loro lavoro. E se dovessi dire delle cose le dico che io taccio. Quando voglio tacere io taccio. Ma non la vedo. Kinder, guardi, sì. Appena anche il sindaco di Montezemolo ha comprato un pezzo di prato. Comunque lei non perda questo. Eh sì, non deve perdere l'occasione di portare nello spazio un pezzo dei mondiali d'Italia 90. E io sì, mi rendo conto dell'importanza, ma quanto costa? Ah, un milione al pezzo, caro. Però lei insieme avrà in omaggio una batteria da 15 pezzi. Un bracciale con lo zaffiro, sì. Una parure da bagno, lei, lui e l'altro, e inoltre un set per il fai da te comprendente 2 cacciaviti, uno con la punta stella, uno con la punta a punta e 1000 viti punta stella. Senti pistarino, a me quello che mi interessa è solo il cacciavite, non ti può essere solo quello. Ma certamente, puoi avere anche solo il cacciavite. E quanto costa? 1 milione. Però c'è una cacciavite in omaggio, una batteria da 15 pezzi, un bracciale con uno zaffiro, una parure da bagno lui, lei e l'altro e una zolla dei mondiali 90. Guarda, secondo me è un'occasione da non perdere. A me che c'è la zolla, allora sì. Pronto, pistarino. Venduto. Pistarino. Kinder, mi scusi, ma oggi abbiamo dei problemi. Ah, Gaspare, è tornato? Sì, sono io. Senta, ci avrei un affare da proporgli. Che affare ha da proporgli? Ci avrei da vendere un cacciavite a stella, costa solo 1 milione, però ci diamo in omaggio una zolla del terreno. Non ci interessa, oggi abbiamo avuto dei problemi di studio, cioè, sa com'è il bello della semidiretta? No, com'è? Non gli importa, glielo racconto. Senta un po', ieri mi stava parlando di quella sua mucca che fa le imitazioni, la mucca Ugo. Ugo, la mucca Ugo, sì, che fa il latte che sembra un sugo. Sì. Senta, la mucca... Dica. Senta, sì. Kinder, questa mucca che fa le imitazioni, dal momento che oggi parite non ce ne sono di immagini, non me le può mandare. Mi fa sentire la mucca che imitazioni fa? Ah, un attimo che adesso vedo perché dovrebbe essere in bagno. Un attimo. Come la mucca è in bagno? Scusate, la mucca... Ugo! Frrr.
Ecco che è arrivata qua. Ma frrr, era il pappagallo alto. C'ho solo questo effetto speciale, ce l'ho già spiegato una volta, cosa devo fare? Quando ne ho fatto un altro glielo dico. In diretta dallo spazio l'imitazione della mucca Ugo, sentiamo. Facci l'imitazione di... Di Fogar. Di Fogar, va. Fogar. Ecco, questo è... E l'imitazione di Armaduc? Fai Armaduc. È uguale a quella di Fogar, scusi. Non è vero, Fogar c'ha il collare e mangia il ciappi. Ma non dica delle fesserie, sì, piuttosto. Ma questa mucca che fa le imitazioni ne sa fare altre, brava, non lo so io. Lui è bravissima a fare le imitazioni. Sì? Ugo, facci sentire l'altra imitazione. Qui in Nuova York mi parla Vittorio Citterich. Ma che Vittorio Citterich? Ma questa mucca che ha visto dei programmi vecchissimi, scusi, eh. No, no, è che la televisione non cambia mai niente, restano sempre quelli, per cui... Senta, signor... Ad ogni modo viene da una famiglia di artisti questa mucca, eh. Ah, sì? Ah, sì, sì, sì. Anche tuo papà, il Toro. Era un artista, il Toro? Certo, ha fatto la corrida. Ha fatto la corrida, una l'ha finita? Una sola puntata. Una sola puntata? Sì. E com'è andata? Ah, non so se ha vinto o si è aperto, quando è tornato a casa era senza orecchie e... Con la coda tra le gambe? No, sotto l'ascella, perché gliel'ha tagliata e gliel'ha messa sotto l'ascella. Gli ha tagliato... Parlava normale, quindi penso che non gli abbiano tagliato nient'altro. Senta, signor, sì, Kinder, ma sento che l'audio sta andando via, la voce mi... Questa mucca è brava? Pronto? 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 Devo chiedere a Kinder una cosa. Ma come? Sto parlando con Kinder. Ma che testa c'ha? Ma cosa avete combinato? Ma con chi facciamo? Ma con chi facciamo? Levati che deve arrivare. Domani sera, alla stessa ora, su Italia 1.